Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi posto un'altra delle decklist che mi avete richiesto, ossia quella del Mage Specter. Ma prima di analizzare il mazzo, andiamo a fare le solite premesse. Allora, la decklist che vedete è quella che ho utilizzato nel test ed è rimasta invariata se non per il compulsory che ho volutamente sì, ho inserito di side appunto per mostrarvelo. Inoltre, il side deck è stato realizzato con alcune carte pro e contro questo mazzo che vedremo poi più avanti. Quindi, passando ad introdurre il mazzo, che dirvi? Allora, la strategia del mazzo è molto semplice ma allo stesso tempo molto efficace in quanto consiste nel non far fare nulla all'avversario. Quindi passiamo con l'introdurre i mossi del mazzo dicendovi che hanno due effetti di cui uno è identico, mentre l'altro è simile. Allora, quello identico è che nessuno di questi mostri può essere targettato o distrutto dalle carte dell'avversario, come vedete qui. Mentre il primo si attiva quando entrano, indifferentemente se speciale o normale. Allora, partendo dal procione, ossia il Raccoon, bisogna dire che quando entra andrà a searchare una carta, un mostro, scusate, Mage Specter nel deck, lo andrà ad aggiungere alla nostra mano, mentre la volpe, la fox, andrà a searchare una trappola e come avrete potuto notare nel video del test, è la carta che ho cercato di calare il prima possibile per andare a searchare la counter del mazzo. Successivamente abbiamo il crow, il corvo, che andrà a searchare la magia, e infine, per i mostri Mage Specter, il Cat, che è lo skarm del mazzo, possiamo dire, in quanto quando entra all'end phase potremo andare a searchare una qualsiasi carta Mage Specter e aggiungerla poi alla mano, vabbè. Passando al reparto supporto, per chi ha già un'idea di cosa sia Mage Specter, può ben capire che questa è la carta che mancava al mazzo, ossia l'Archfiend Eccentric, che ha due effetti diversi. L'effetto pendulum è che possiamo targettare un'altra magia o trappola sul terreno e spaccare questa carta e la carta targettata, mentre se un attimo che scendo la evochiamo come mostro normale, ci fa da forza esiliato, ossia tributiamo questa carta, scegliamo un mostro sul terreno e lo distruggiamo. Infine abbiamo la Stair Pendulum The Dragon Slayer in tre copie. Per le spells abbiamo due di queste, Monostorm, tre Majestic Pegasus, che non è Mage Specter ma è Majestic, quindi non è searchabile di Crow, ed è una carta veramente mostruosa. Che in cosa consiste? Allora, vabbè, ogni Mage Specter guadagna 300 di attacco e di difesa. Inoltre possiamo tributare un nostro Mage Specter, un mostro Mage Specter sì, che andrà a finire quindi nell'extra, per poi evocarne un altro dal mazzo specialmente. Andrà quindi a risolvere i suoi effetti, quindi molto molto forte. Poi doppio tifone, perché gioco doppio tifone nonostante l'Arcidemone eccentrico. Gioco questa carta perché soffre di carte come ad esempio Mistake o Skill Drain, quindi carte che andranno a negare gli effetti di mostri sul terreno o di carte che impediscano di andare dal deck alla mano. Inoltre due Terraforming. Allora, potrei essere criticato, come hanno già fatto, per giocare appunto due copie di questa carta, tuttavia mi sono trovato molte volte con una Majestic Pegasus di primo turno e vabbè, mi sembrava gialla la terza, a volte però mi mancava la terza Terraforming. Insomma, questo è uno dei tanti dilemmi di Yugi. Tuttavia, potete giocare benissimo a 41 carte e mettere la terza Terraforming e fidatevi, non vi andrà affatto a pesare, anzi potrebbe girare forse anche meglio. E infine per le magie, Raigeki. Per le trappole gioco soltanto Mono Tornado, tripla Tempest Must, poi doppia copia della nuova Mirror, che è una carta che secondo me si farà valere soprattutto contro mazzi come ad esempio Shaddoll, BA, Cosmo stesso che è appena uscito, Red Ice, insomma, molti mazzi. Poi, questa è una mia tech, tuttavia il Mirror Match può rivelarsi poco utile, anzi può dare un piccolo vantaggio all'oppo, ma decidete voi, insomma. Per
Poi vabbè, gioco solo in Warning, Torrential, Vanity e Bottomless. Andremo a vedere Hillside, cosa che non ho quasi mai fatto, se non addirittura non ho mai fatto nei miei video. Comunque, 3 Snowrabbit Yuki Yusugi, non mi ricordo come cacchio si chiama, ogni volta che faccio video mi scordo, ma vabbè. Questa è la carta che continuerà a salire di prezzo se in futuro i mazzi da meta saranno soltanto mazzi pendulum, quindi cercatela di procurarla al più presto. Questa è una carta forte contro tutti i mazzi pendulum. E vabbè, stessa cosa Wuthering Heights. Poi Mistaken Arrest, questa è una carta pro e contro questo mazzo, così come le altre due introdotte prima. Ma consigliabile anziché Mistake, in quanto Mistake è una carta trappola continua, questa possiamo attivarla quando ci conviene, insomma. Poi terza terraforming ho già spiegato, ma l'altro motivo è il villaggio segreto degli incantatori, che può essere una carta di cui Mage Specter può abusarne in quanto sono tutti di tipo spellcaster, quindi incantatore. E giocatela, provatela, ed è una carta veramente forte. E poi, infine, a parte il compulsory, il Birdman può essere una tech molto carina nel mazzo. Ci permetterà di fare carte sincro che forse in futuro saranno più forti, ma potremo anche calare carte come Trishula. L'extra fatto molto a muzzo, diciamo così, è composto da Goyo Guardian, il nuovo sincro qui Draco Slayer, Trishula, il motivo per cui la gioco l'ho detto poc'anzi, poi vabbè, Dweller, Castle, Rebellion, Exciton, Alucard è la carta che ho calato quasi sempre, Chidori, Chesso Draco Slayer, il Magister Paladin, fidatevi che serve soltanto in monocopia, 101, Acid Golem, poi gioco questo piccolo reparto Tellar. Vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto. Vi chiedo di lasciare un mi piace, qui sotto una critica sia positiva che negativa con un commento. Prossimo video, come già detto, penso il Cosmo Artifact. E probabilmente anche un unboxing di qualcosa. Quindi continuate a seguirmi su questo canale, iscrivetevi. Seguitemi sulla fanpage di Facebook per ogni novità del mondo di Yugi di quest'ultimo e nulla. Arrivederci al prossimo video.